Oggi si realizza un sogno iniziato oltre 20 anni fa nella cantina della casa dove ho passato la mia giovinezza, in un piccolo paese dell'Insubria di nome Malgesso, creando e gestendo una delle prime banche dati amatoriali su computer Commodore Amiga. Nel 1994 ho trasformato quella che era la mia passione in un'azienda con Skylink, che è stato il primo internet service provider a nascere in provincia di Varese e tra i primissimi in Italia. Ma è l'inverno 2006 che segna un po' il punto di svolta per la nostra azienda. Nel 2006 inizio a giocare con gli apparati wireless con l'obiettivo di portare a larga banda a casa mia a Casciago, che benché a 3 km da Varese era ed è ancora oggi in digital divide per quello che riguarda il rame. E così creo il primo collegamento radio dal tetto di casa mia al campo dei fiori e poi sul tetto della Elmec di Gazzada e mi appassiono e, visto che il servizio funzionava, coinvolgo i miei vicini. A febbraio 2007, passata positivamente la sperimentazione, nasce Eolo e parte il servizio commerciale. Ricordo di aver trascorso il 2007 quasi sempre fuori ufficio. Ero in giro per Tralicci perché io ho sempre avuto un background informatico insomma abbastanza forte, ma non capivo nulla di radiofrequenza. E quindi, da buon imprenditore che deve sapere il mestiere, mi sono armato di chiave del 13 e valigetta, insieme ai miei collaboratori ho iniziato fisicamente a montare le prime BTS. Prime BTS che sono nate intorno al nostro territorio, quindi siamo partiti dal Campo dei Fiori, poi siamo andati sopra l'Aveno, sopra Viggiù, abbiamo attraversato il Lago Maggiore e siamo andati sulla sponda piemontese del lago e così via. E, insomma, e velocemente, in un modo che quasi non me ne accorgevo, la rete si è estesa in maniera significativa e oggi copre gran parte del nord Italia con più di 3.800 comuni, abbiamo più di 100.000 clienti e copriamo 7 regioni. Verso il futuro a tutti gli effetti. Decisamente sì. Verso il futuro, beh, prima di tutto siamo contentissimi di essere tornati in provincia di Varese e inaugurare questa sede. E poi perché col fatto che abbiamo recentemente riacquisito il 100% dell'azienda ci permetterà di evolvere, di fare nuovi investimenti e far crescere ancora di più la nostra rete Eolo, che ha già tolto la digital divide a tante persone nel territorio. Siamo qui per inaugurare la sede di Eolo, un'azienda che guarda il futuro, che quindi guarda le nuove tecnologie e internet. Insomma, lei ha sempre detto di non essere un sindaco tecnologico, da oggi cambiamo passo anche per gusto? Non sempre c'è bisogno di una terapia omeopatica, non sempre similibus curandi. Un sindaco oggi gode davvero, è entusiasta, perché c'è, in un momento in cui predomina la sfiducia, una scelta di coraggio, in un momento in cui domina il ritirarsi, una scelta di investimento, in un momento in cui molti perdono possibilità di occupazione, una scelta occupazionale, nel presente a garanzia e con possibilità, soprattutto per giovani, sia nel settore commerciale, che nel settore amministrativo, che nel settore tecnologico. Un'azienda ad alta tecnologia che non solo metaforicamente copre il digital divide, supera anche il muro della diffidenza e dell'indignazione per andare nella speranza e nella fiducia, il miglior modo per segnare questa primavera bustosa.